Allora, sì, innanzitutto buon pomeriggio e benvenuti a questo incontro che ha come argomento le tradizioni e la cultura popolare, ed è già da qualche anno che vengo qui tra voi a parlare di questo argomento e del lavoro di mio padre e dei suoi scritti. Il titolo è Santi di questa terra. Sono Tiziana, come ha detto Luigina, sono una figlia di Piero Piazzola. E anche lui maestro, di decenni biografici, nato a Campofontana nel 1924, un paesino di montagna dove ha vissuto l'infanzia, la giovinezza, con la drammatica parentesi della guerra e parte dell'età adulta. In seguito, per esigenze familiari, soprattutto per lo studio di nuovi figli, si è trasferito a Vago, dove ha abitato a 18 anni, e infine a San Martino a Monalbergo. È morto nel 2008. L'anno scorso, essendo ricorsi 10 anni dalla morte, sono state fatte dei momenti di ricordo, uno a Campofontana molto, diciamo, molto forte dal punto di vista affettivo, con la messa e la visita alla sua tomba. C'era una giornata di bufera, quindi pioggia, vento e tutti gli elementi naturali si sono scatenati, diciamo, per l'occasione, come nel giorno del suo funerale. E poi un altro invece di tipo più culturale, con la sua attività che ha svolto negli anni, e a San Martino a dicembre scorso. Quindi oggi è con piacere che anche qui a Vago voglio ricordare questa sua 10 anni della sua morte, in questo paese dove anche lui è passato e dove ha lasciato qualche segno, diciamo, almeno si è impegnato per questa comunità nella vita civile e politica del comune. Dei 3 luoghi dove ha passato la sua vita, ovviamente è Campofontana quello che ha occupato un posto privilegiato nel suo cuore, una terra che l'ha sempre affascinato, l'ha quasi stregato, e il suo amore per questo paese emerge soprattutto dalle sue poesie. Ma oltre a questo aspetto, la sua terra e la Lessinia in generale sono stati anche oggetto di studio per le tradizioni, la cultura e la storia di questi luoghi. Ho dato il titolo, cioè il titolo del suo lavoro, non l'ho dato io, è Santi di questa terra, Santi del mio paese. Ovviamente bisogna fare qualche chiarezza su questo termine, Santi, perché appena noi pensiamo, sentiamo la parola Santi, subito ci vengono alla mente i Santi, quelli della tradizione, quelli che sono agli onori dell'altare, e tipo San Valentino, visto che oggi caschiamo proprio nella sua festa. Però la parola Santi ha un significato molto più ampio per la Chiesa e va a comprendere non solo le persone, i personaggi che hanno vissuto o compiuto gesti straordinari, ma anche tutti i giusti. E quindi il significato della santità ha un valore molto più ampio, e la Chiesa lo ha sottolineato stabilendo la festa di tutti i santi, che è molto antica, diciamo, risale ai primi secoli del cristianesimo. Detto questo, quindi ha specificato che per santi non intendiamo, cioè mio padre non intendeva i santi della tradizione, quelli degli altari, ma le persone vissute in modo da santi, in modo retto. Detto questo, ecco cosa dice nella premessa del libro mio padre. Allora, lo spunto appunto mi è venuto da uno degli ultimi scritti suoi, Santi di questa terra, che era incompiuto al momento della morte e quindi è uscito postumo nelle pagine della rivista Cimbri Zimbar
grazie all'interessamento del curatorium Cimbricum Veronense. Praticamente è uscita questa rivista, una rivista che è di un'associazione culturale a cui anche mio padre ha contribuito a farla a far nascere e che si propone da molti anni di studiare e portare avanti le tematiche legate ai cimbri e alla Lessinia. Il testo è... Il testo, di una cinquantina di pagine, presenta una serie di capitoli dedicati a personaggi del passato caratteristici di Campofontana. Come ho detto, non era incompiuto al momento della morte e sarebbe rimasto nel cassetto se non ci fosse stata la volontà di darlo alle stampe da parte di questo gruppo di amici. E in questa maniera penso che mio padre abbia voluto quindi lasciare un messaggio dando dignità a queste persone che spesso sono nella nostra società considerate ultime e facendone così un tesoro da condividere con tutti, tra tutti. Prendo in mano adesso il libro e diciamo che i santi, allora che ha in animo di ricordare mio padre, non sono persone speciali, nessuno di loro ha mai fatto un miracolo, nessuno va palesemente sulle loro tombe ad invocarli, ma tutti quando se ne parla dicono, si sente in giro nel paese, diciamo, quel sì che era un santo uomo, quella sì che era una santa donna. E nel piccolo cimitero di Campofontana ce ne sono tanti di questi santi, secondo mio padre. Ho messo questa foto che ho trovato nell'archivio, nel suo archivio fotografico, che ci sono delle orme sulla neve, come se qualcuno sta avvicinandosi al cancello del cimitero, perché la vita è un po' come camminare sulla neve. Ogni passo che noi facciamo lascia un'impronta e questa impronta ci dice, ovviamente nella vita, ciò che siamo stati, ciò che abbiamo fatto, ciò che abbiamo detto o vissuto. E questi personaggi che sono passati nella vita di mio padre e che ha conosciuto hanno sicuramente per lui lasciato delle impronte importanti, tanto che ne ha voluto parlare. Eccoli qua allora. Questi santi, con i loro relativi soprannomi, come spesso succede nei paesini del passato soprattutto. Più che il nome si conosceva il soprannome. Marco Peloso, Valassa, Gioacchino Florio, Chino Ragano, Angela Guidese, la sia Angela, Domenico Gugole, El Nono, Angelo Pagani, El Masena, Don Erminio Viviani, che era parroco, è stato parroco molti anni, e poi altri, di cui scrive mio padre, ma che per motivi di tempo non ho preso in esame. Dico subito che non c'è, in questo testo non c'è nessuna pretesa di tipo culturale, cioè non c'è un impegno, sono proprio storie semplici, diciamo. Come semplici sono state le vite di queste persone. Partiamo subito con il primo personaggio, il nostro Marco Peloso, che è vissuto, abitato in contrada Peloso di sopra. Ho imparato, dice mio padre, leggerò qualche pezzettino qua e là, non tutto ovviamente, ho imparato a sentirne nominare il soprannome quando ero ancora ragazzino. Marco Valassa abitava in contrada Pelosi di sopra. Era soprannominato Valassa perché dicevano che la sua famiglia e altre due o tre famiglie del paese, come questa, erano emigrate a Campofontana nel 300 dalla Valassa, da una terra quindi della Trentino. E quindi propriamente non erano considerate di origine cimbra.
I cognomi, come abbiamo detto, spesso erano, i soprannomi, scusate, spesso erano più importanti dei cognomi nei paesini di montagna. E di Peloso, di famiglie che si chiamavano Peloso, ce n'erano parecchie, però ognuna aveva il suo soprannome. Questa era Valassi. Ve ne cito qualcun altro, di sempre cognome Domenico Peloso, preferì distinguersi con Sciobi. Poi c'era i Procura, c'erano i Tavela, i Spessiati, cioè ogni, erano tutti Peloso, perché abitavano la stessa contrada. Però ogni famiglia poi aveva il soprannome che andava a distinguerla dalle altre. Torniamo a Marco. Ai Pelosi di sopra, questo Marco faceva il negoziante, ambulante. Questi erano i suoi genitori, i coniugi Valassa, Aquilina e Giovanni. E Marco Valassa, questa è una foto che mi ha concesso un suo nipote, vediamo se riesco qua, è questo signore qua. Allora dicevamo che faceva il negoziante e non poteva esercitare che quel mestiere, perché in quei tempi era l'attività di chi non aveva campi o prati per portare avanti il carico della famiglia. E lui aveva 6 figlioli, 3 maschi e 3 femmine, e questo era il suo problema concreto. Quando i figli arrivavano a sera, era piuttosto complicato mandarli a letto a pancia vuota. Se terra non ce n'è, neanche il cielo ti può dar da mangiare, per quanta fede tu possa avere, e per quanti scongiuri e invocazioni tu possa mandare al cielo. E Marco ne aveva tanta di fede, ed era di buon cuore. Qui ho messo che questo Marco Valassa, vedete nel titolo, Lovarone. Perché Lovarone? Marco Valassa era uno di quelli che commerciava anche l'uova. E l'uovo, diciamo, le uova una volta avevano un valore di moneta, erano quindi proprio una vera e propria moneta per comprare e vendere merci. Quindi con un uovo si poteva determinare la quantità, la qualità della merce. Dammi un uovo del tabacco da naso, dammi 2 uovi di farina, eccetera. Ma come arrivavano queste uova da questi negozianti di una volta, da questi ambulanti? Una delle tradizioni montanare per la raccolta delle uova erano appunto le rogazioni, che erano delle processioni propiziatorie, che quindi venivano fatte per invocare un buon raccolto oppure per difendere il raccolto dalle intemperie e cose del genere. Allora si facevano queste rogazioni soprattutto in particolare nei 3 giorni precedenti l'ascensione, e si andava in varie località del paese e al termine delle processioni venivano gli abitanti della contrada portavano come ricompensa delle uova. Queste uova venivano raccolte, portate in chiesa e poi prese in consegna dai vari commercianti del paese. Altre circostanze per la raccolta delle uova potevano essere la Pasqua, la benedizione delle case, oppure compenso per il parroco per le sue prestazioni. Mio padre racconta che di questa attività gli è rimasta impressa la destrezza nel mettere in cassa le uova, cioè incassare gli uovi, si dice. Cioè queste uova poi dovevano essere trasportate nei mercati a Verona su delle carrette, col mulo, insomma, e quindi andavano messe in casse in maniera tale che non si rompessero durante il trasporto nelle strade che c'erano allora, che non erano asfaltate. E qui c'erano delle casse costruite proprio con misure particolari. Si riempiva lo strato in basso di paglia, poi si mettevano uno strato di uova, paglia, uova fino a riempire completamente. E dopo con questo si partiva di solito verso lo stallo del seminario dove si incontravano i commercianti per vendere le uova e comprare quello che serviva, quello che era stato ordinato dalle varie
contrade dalle varie donne. Nel tempo poi l'attività di questo Marco Peloso da ambulante divenne una vera e propria attività commerciale e i figli riuscirono a aprire un negozio di alimentari, vediamo qui che ho la foto, eccolo qua, nella casa curatale, che è questa casa qua, che si trovava in piazza, cioè proprio vicino alla chiesa. Vedete che c'è l'attività di tabacchi e alimentari. È una foto, diciamo, degli anni 30, presumo, più o meno, o forse appena successiva. E qui i figli, appunto, continuarono l'attività del padre in questo negozio. Mio padre dice che ricorda, insomma, questo negozio, perché lui abitava anche lui in piazza, quindi era lì vicino. Due banchi di vendita, pensiamo un pochino di tornare indietro nel tempo, che forse tanti lo ricorderanno anche loro, quello a sinistra per il sale e i tabacchi, uno a destra per pane, farina, polenta, poche cose, sardine, renghe, scopettoni. E soprattutto le carte per incartare le merci, due sol tipi, azzurra, ruvida, e la carta oleata per la conserva, per le sardine e così via, le ringhe. Quindi niente rifiuti in giro, vero? Tutto andava nella stufa e nel camino. Ecco, questo è, diciamo, l'ultimo personaggio che mio padre, di cui mio padre scrive. E poi c'era la scritta conclusioni, ma le conclusioni non ci sono, quindi non so veramente i motivi per cui lui l'ha ritenuto santo questo uomo, mentre gli altri racconti lo dice. Altra contrada, altro personaggio, contrada Muschi, Chino Ragano, che era praticamente quello che faceva l'operazione di seppellire i morti, il becchino, diciamo. Chino era l'abbreviazione di Gioacchino. Ragano è un altro di questi soprannomi che andavano accanto al cognome, ma mio padre non ha trovato la spiegazione, l'origine, il significato di questo Ragano. Termine cimbro probabilmente, ma è rimasta aperta la spiegazione incerta, diciamo. Chino, racconta, rimaneva sempre in attesa in Muschi di essere chiamato a fare le fosse. E la contrada Muschi, questa è una foto, non so se la sua casa, è due file di case, non so se lui abitasse qui, qualcuno mi ha detto che era nella fila dietro, e non so la casa esattamente. È la contrada più lontana dalla chiesa, addirittura volge verso Selva di Pronio, verso le rive, diciamo, molto lontano. Tutto si viaggiava a piedi, ovviamente. Quando sentiva annunciare che qualcuno era in fin di vita, si metteva già allerta, perché sapeva che doveva preparargli la sepoltura. Chino andava subito su dal parroco in canonica, con picco e pala in spalla. Il parroco gli dava la carica con un bicchiere di vino generoso, che Chino destinava immediatamente al fondo dello stomaco, in un unico sorso, poi si precipitava sul cimitero. Lì andava avanti e indietro per un bel po', per individuare la tomba del defunto che doveva essere esumato. A quei tempi la popolazione era tanta e la gente moriva sul serio, cioè c'era molta mortalità. Faceva un po' di palco, per dirla in altre parole, ma sapeva già prima di partire da casa dove fare la fossa. Il cimitero era la sua giurisdizione. Ne conosceva tutti gli angoli, si fermava su tutte le tombe a biascicare preghiere per chi vi era contenuto. E di lui ti sapeva dire vita, morte e miracoli in 2 e 2, 4. Meditava un pochino, confabulava tra sé e sé, poi cominciava il lavoro. A lavoro ultimato, picco e pala in spalla, biascicava qualche preghiera, si inginocchiava ai bordi della fossa
e se ne andava, passando prima dal parroco per il consueto cin cin. «Non posso», dice mio padre, «fare a meno di raccontare un aneddoto vissuto da me in prima persona». Questo chino, bisogna sapere che era molto miope, una miopia che rasentava la cecità, e a quell'epoca non c'erano occhiali o cure per la correzione. E siccome svolgeva anche delle attività di aiuto al parroco, tipo fargli l'orto, pulire il porcile, la stalla del cavallo, allora il parroco lo ricompensava di questi servizi dandogli da mangiare, sostanzialmente. Era un periodo di povertà, la gente aveva fame. E una sera che aveva lavorato per lui tutto il pomeriggio, il parroco lo fermò a cena. Questo episodio mio padre, ho presente, me l'ha raccontato varie volte nell'infanzia, adesso l'ha anche messo per iscritto. E gli fece preparare un bel minestrone, sapendo l'appetito abbondante, con dentro un tipo di pasta grossa. Il nostro chino sedette a tavola e ingoiò uno dopo l'altro sei piatti di minestrone, senza mai alzare la faccia dal piatto. Abbiamo detto che era miope, quindi mangiava senza guardare. Anche perché, sì, ho già detto, il parroco allora gli fece servire il settimo piatto di minestrone e a un certo momento si accorse che chino stava sgrimando, cominciava a guardare. Come si dice in dialetto, guardava di sottecchi. Cosa c'era nel cucchiaio? Il parroco allora: «Chino, cosa guardi?» Risposta: «Sì, oh, sto guardando che tipo di pasta che è nel minestrone». Concludendo, ovviamente dopo una mangiata così si capisce che non è che si mangiava tutti i giorni, vero? Concludendo, qualcuno potrà chiedermi la ragione per cui io lo annovero tra i santi del mio paese. Per me, tutti coloro che hanno patito la fame e non si sono mai ribellati alla sorte sono santi. Sicuramente resteranno per sempre senza altare e nessuno o pochissimi li andranno a pregare, ma sono santi. Tra quei 12.000 di cui parla il Vangelo, segnati dalla grazia di Dio. Per un pochino illustrare questa attività del nostro chino ragano, tre esempi di lapidi scolpite che c'erano nel cimitero di Campofontana, attribuite a un scalpellino locale griso, Giorgio, detto Giorgio Signore. E sono degli anni, la prima è del 20, 1920, l'ultima mi pare del 31 o 34, insomma, la vedo bene. Però diciamo che sicuramente c'è dell'arte in queste tre lapidi. E pensiamo a chi non ha potuto coltivare questo estro artistico con scuole, e non ha avuto nessun tipo di aiuto, però riuscire a tirar fuori un'opera d'arte così, senza nessuna scuola, è notevole, direi. Questo signore qui ha anche lasciato una bella acqua santiera che è ancora nella chiesa di Campofontana. Due parole, proprio due, non poteva non dirle mio papà su sua mamma, Angela Guidese. Per tutti è però conosciuta in paese come la sia Angela. Qua qualcuno di Campofontana c'è, quindi mi può dire che mi può confermare che è così. Era conosciuta con questa espressione dai parenti, dai paesani, dai forestieri, dagli escursionisti, dai cacciatori. Era una santa donna, lo dicevano tutti. Perché santa? Rimase vedova quando suo figlio, mio padre, aveva appena 14 mesi. Il nonno, il suocero, nonno di mio papà, era titolare di una licenza di osteria e non trovò di meglio che cederla alla nuora.
la quale, rimboccatasi le maniche, suo malgrado, e per campare la vita e allevare il figlioletto, si mise a fare lo stesso. La sia Angela rimediò subito la disgrazia di essere rimasta sola, senza l'ombra e l'appoggio del marito alle spalle, con il guadagnarsi la fiducia e la simpatia della gente. Una donna che la carità la faceva a ogni piè sospinto. Ma non era solo carità, era una carità che arrivava anche nel profondo del cuore, nel senso che accompagnava il gesto della carità, del dare, con le parole, con quella sua voce discreta e suadente, che diventava una iniezione di fiducia. Dico solo la parte finale. La sia Angela pregava tanto, pregava per tutti, ricordo da piccola, pregava persino per le mucche in montagna, mi ricordo, Ave Maria per le vacche che dai in montagna, indistintamente per tutti. Teneva sempre un rosario in mano e con quello in mano si addormentava. Povera donna. Mio padre dice che avrebbe voluto non essere figlio, per usare parole più belle per lei, per descriverla meglio. Però direi che meglio di tutto sono le sue poesie. E a lei ho dedicato varie poesie. Ho scelto una, che è per ricordarla, ma dopo che è la sua morte. Terra che pesa. Anche le mamme, le more, do qua sola la terra. E le more tutte, una volta sola. E le anche massa, una volta sola. Se no, bisognaria far come Cristo, portarsele via, ma ancora vive, dopo l'ultimo fiato, prima che le copa dal tutto del peso del cimitero, perché la pesa la terra, sola la mamma, e noghe mia, te rendi diero del cimitero, per guardar tu la mamma un poco di tempo, e dopo che la possa tornare in brio, a darte la mano, a andar via ancora con ella.